Salve a tutti ragazzi, scusate per la tossitura. Siamo tornati con il walkthrough di The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Che poi non sarebbe nemmeno Hourglass, perché sarebbe Hourglass. Perciò, scusate l'errore da più di tre parti, mi sa. Se vuoi tornare all'entrata del santuario attraverso la luce blu, che appunto scomparirà qua. Infatti, io vi consiglio di metterla. O di non metto, ma fate come volete, insomma. Io una volta ho perso, ma sarò dato le penne. Sì, è quella che mi ricordo. Scusate se durante la lotta non si vedrà ogni tanto una cippa, però questo non si vede. Crustula. In base allo schermo superiore, ora io vi riprendo lo schermo superiore. Bene, bene. Dovete colpire quegli stupidi anelli che ha. L'ultimo secondo. E poi la Nintendo si preoccupa perché non si va. Sì, ma ragazzi, che mire! Becca l'ultimo per questo. Ora non può più nascondersi. Colpitelo qua. Non si sente rumore. Qua dovete correre fino alle sue sofferenze. Una volta per tutte. Gente, abbiamo sconfitto il boss. Un altro po' di saggi in classifica. Che poi sarà pure una seccatura perché dobbiamo continuamente entrare nel tempio. Il bello è che alla fine con la spada che ci faremo costruire potremo uccidere gli spettri. Fanno pure questo di tema. Hai ricevuto più sabbia per la crisi dell'illusione. Sono stati aggiunti 2 minuti. Guarda. Guardate un po' chi compare come spirito. È uguale a Scela. Però se lo tieni in tasca Link dopo. Come fa a tenerselo in una tasca, boh? C'è pure lo spirito del potere della saggezza. Ma come cazzo lo fa a tenerselo in tasca? Lo Scella dice, sembri proprio come me. Ma cosa è successo? Le cose sembrano diverse. Infatti dovrebbe essere un po' giallo o verde lo spirito. Che entusiasmo di volare. Non ci vuole intorno è stato simile. Cioè, noi. Dice, non siamo senza andare a cesso. Così, Link. Lo spirito del coraggio si comporta in modo strano. Forse ora potrei trovare il vascello fantasma. Ok, ragazzi, arriverà il tema del portacuore adesso.
cosa che io non mi voglio assolutamente perdere. Ma se non vi ho detto di farmela perdere, comunque perché non stai a scrivere le cose? Io voglio le frecce! 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 Vorrei ringraziare tutti gli iscritti al mio canale, perché sono i primi che si sono iscritti. Ringrazio GPPC, che appunto è stato il primo. Preva. Ah, non gli ho dato il tempo di rubarmi la rosia. Vabbè ragazzi, vi volevo dire che in questa parte volevo fare solo il boss, infatti l'ho scritto anche a titolo. Che ci danno questi due, tre, e vabbè, quattro, cinque, bravo, una rubia da raro. Vabbè ragazzi, la parte si interrompe qui, che appunto stava scritto solo il boss, e non proprio solo il boss. Comunque la parte si interrompe qui, ci vediamo alla prossima parte, dove arriveremo al tempio, andremo da là e scopriremo chi è il vero spirito del coraggio. Ciao!